Ciao a tutti da Dead Orange, benvenuti alla seconda parte della review dedicata al Batwing, stavolta non proprio della Lego, ma della Deco, una casa produttrice rivale che un pochino prova veramente molto bene a fare questi oggettini che sono davvero molto molto interessanti. Sì, faccio questo piccolissimo discorso proprio per quelli che ci capitano la prima volta sui miei video e che magari non immagino che magari sia un Batwing originale della Lego, lo credono a tutti gli effetti, mentre in realtà è di un'altra marca. Comunque si può trovare ulteriori informazioni su come questo Batwing conseguenza quando l'ho aperto tramite l'unboxing che potete vedere nel mio canale. Cercatelo tranquillamente, tanto non si troverebbe senza alcun problema. Richiederà soltanto qualche minutino di check, massimo io credo proprio 2 minuti proprio. Bene, detto questo, cominciamo subito con la review del Batwing, partendo rapidamente ad analizzare le minifigures perché c'è moltissima roba da vedere e non voglio perdermi in troppi punti. E giusto per questa solta vi faccio anche vedere una minifigura che non c'entra nulla, questa qui tratta da Lego Batman Movie. Il perché poi lo scoprirete poi per bene. C'è anche questo qui, ma chi aveva visto l'unboxing come oggetto prima capirà, quindi vi consiglio subitissimo andatelo a vedere. Bene, partiamo subito senza perdere tempo con l'analisi delle minifigure. La prima minifigura di cui cominciamo subitissimo a fare l'analisi è questa qui di Batman, o meglio il protagonista indiscusso di questo bellissimo set. Ecco quella qui, guarda qui che meraviglia proprio. Questa qui devo dire è proprio fattamente molto bene. Già io mi ho beccato nella bruttissima fregatura con Robin, se ricordate qualche puntata fa che ha fatto una di catassuola mentre le minifigure, se infatti mi ha un po' incavolato. Qua stavolta qui invece si è recuperata proprio per bene, voglio dire, certo voglio dire quasi al 100%, perché ho dovuto fare un piccolissimo cambio, perché vedete questo cappuccio che indossa Batman in realtà non era comparso in set, aveva questo cappuccio qui che è molto simile alla Ben Affleck e che a me ovviamente non piace per nulla, voglio dire, e chiaramente lo rovina di brutto, bene per i set con Batman di Ben Affleck o per quelli di Nolan. Sì, vabbè, quello è un altro discorso che non voglio andare a dirmelo in un altro video ben più apposito. Sì, comunque sia, sì, ho quindi cambiato, tanto già avevo già uno di cambio e fortunatamente mi bastavano, ed eccolo qui, guarda qua che meraviglia, ho fatto moltissimo, ricco veramente molto bene. Qui c'è il simbolo ovviamente fatto molto bene, che ricorda molto quello della seconda serie animata di New Adventures of Batman e Robin, oppure anche della serie Arkham, perché no, perché ricorda molto bene tra l'altro il Batman di quella serie lì, videogiochi, e il Batman vero e proprio. Guarda qua che meraviglia, c'ha chiaramente ovviamente un'ottima scolpitura anche per i muscoli, purtroppo che non continua, voglio dire, perché purtroppo per via della cintura, perché a quei tempi lì ancora non avevano ancora inserito l'accessorio cintura che c'erano questi tipi qui di Batman qui, voglio dire, sì, che potete anche qui vederlo, dopo la analizziamo come minifigure bonus. Tra l'altro qui vedete che c'è la muscolatura continua, qui invece si ferma soltanto ai primi due pettorali, voglio dire, e questo è un po' un peccato, voglio dire, perché adesso sto valutando proprio per bene quante queste minifigure qui. Qui c'è un nuovo mantello fatto molto bene, di buona stoffa, e chiaramente non mi aspettavo, mi ha sorpreso veramente moltissimo bene, e in più continua abbastanza bene la muscolatura, devo dire che ha fatto veramente molto bene e quasi somiglia per bene alla miniatura Lego originale, se non che se non fosse proprio per queste parti qua, vedete che sono un pochino più differenti a differenza di quelle della Lego. So che, spero che quanti voi le avete presenti, perché come ho detto prima non ho il tempo e un po' devo correre qui per farvi vedere tutto quanto, e ha accompagnato qualche Batang, ma che non ho voluto farvi vedere perché semplicemente hanno Batang uguali agli altri senza nessunissimo disegno come quelli della Lego e dell'altro. Ed infine per il nostro Batman, questo è il paragone con la mia minifigura Lego come preferita, la Scarlet Spider-Man. Notiamo che Scarlet Spider-Man è leggermente più basso, perché Batman ha il cappuccio che lo fa sembrare molto più alto. La seconda minifigura di cui facciamo analisi è questa qui su Joker, è veramente fatta molto bene e veramente molto ottima. Ha tra l'altro una cosa per Batman che vi avevo fatto vedere prima, ma che non ci tengo per nulla, è la doppia espressione, ma che è chiaramente troppo sempliciotta, quindi diciamo, spero non abbiate fatto poter tralasciare. Comunque sia qui vedete come il Joker, scusatemi, che tutta la mia basetta. Comunque se vedete qui per il gioco che c'è una cosa in più in extra, meglio questa pistola qui che gli ho aggiunto io tramite un altro set Lego che avevo di Ecstasy, perché tante parti così me ne avanza, così vedrai un look un po' più da gangster al nostro gioco. C'ha una doppia espressione, ma non ve la posso far vedere perché purtroppo i capelli sono messi troppo in un modo troppo fisso, io sembra quasi siano incollati, quindi è impossibile farvela vedere, quindi perdonate. Comunque se notate qui che meraviglia, aveva veramente fatto molto bene qui, veramente i disegni veramente sono veramente fatti molto bene, mi piacciono moltissimo. Ha tanto una cosa che ho dovuto fare è dovuto cambiare le manine per questo set qui, perché vedete inizialmente queste mani qui erano completamente nere e io non mi piacevano, quindi le ho comprate facilmente da un altro Lego, da Scuderia Ferrari,
queste manine qui bianche, così dai il look classico del Joker. Ah, e tra l'altro qui invece per questo punto qui purtroppo noterete una cosa un po' strana, che c'è come una specie di stranissimo spessore. Il perché ve lo spiego subitissimo. Quando l'ho scartato, voglio dire, mi sono accorto che il braccio era molto crepato e stava rompendo. Così ho cercato subitissimo, ma poi mi sa che le originali se ne avevo qualcuno di braccio buono. Fortunatamente c'era, ma purtroppo quando lo sono andato in castello, questa parte qui, voglio dire, proprio non voleva stare per non incassato, ma io era troppo molle, cadeva subitissimo. Così quindi ho dovuto fare un po' di spessore con l'attack. So che magari non è la scelta migliore, ma purtroppo sono riuscito a risolverlo così in questo modo. Beh, comunque sì, almeno è giusto e si muove anche abbastanza bene, forse un pochino rigido. E tra l'altro qui gioca accompagnato questa sua bellissima carta qui di Mr. J, che è veramente bellissima, per me piace veramente un casino. Proprio bellissimo, niente, qui il costume su come è fatto ricorda molto lo stile di Jack Nicholson, e io veramente lo apprezzo. E poi anche qua dietro è fatto anche abbastanza bene, voglio dire. C'è un leggerissimo errore di painting qui sulla parte qui verde, che sto cercando di indicarvi col pollice, ma vabbè, poco importa, devo dire. Ho una bella minifigure di Joker per la mia collezione, e anche moltissimo ispiratissima proprio. Mi dispiace tanto di non riuscire a far vedere la seconda espressione che ha dietro, perché purtroppo c'è qualche ora di compatibilità che fanno un pochettino tutte le marche tra occhi. Vabbè, nulla da dire, voglio dire. Ed infine per il nostro Joker, ecco qui il paragone con Scarlet Spider. Mi sembra quasi vedere che sono proprio sullo stesso livello di altezza, se non che forse Joker lo batte leggermente per via dei suoi capelli. In gran finale, come minifigure bonus, ecco qui questa qui data Lego Batman Movie. Se ricordate bene quello che ho fatto vedere nella Batmobile, sapete benissimo com'è. O meglio, che c'è un'buonissima muscolatura che continua un po' di più, e che stato possibile per bene più vederla totalmente, perché la cintura ad un altro prezzo, e nulla altro di più. Questa qui è una limited edition che ho trovato nel magazine, quindi nulla di che di speciale. Comunque se c'è la propria espressione qui, vedete. Questa qui che è incavolata, e come ho già detto prima, questa qui che è un po' più felice, voglio dire. Ricorda l'espressione un po' felice che aveva anche il Batman, che aveva questo qui proprio dedicato a Tim Burton. Molto carino, voglio dire. Nulla di più. Per altre informazioni, guardate la review della Batmobile data da Lego Batman Movie. E questo è il paragone con Scarlet Spider. Vedete chiaramente qui come Batman batte lo stesso Scarlet Spider in lunghezza proprio. Più così in alto o di altezza. Bene, dopo questo punto qui in cui ho cercato di andare molto rapido, passiamo subitissimo a vedere il nostro Batwing. Ed ecco qua il pezzo forte proprio di questo set qui, questo bellissimo Batwing qua, che ovviamente è proprio bellissimo e ricorda veramente moltissimo il Batwing, che si vede molto in Lego Batman 1, il videogioco, ma anche moltissimo quello che si vede molto nel primo film di Tim Burton dell'89, perché a mio parere è veramente bellissimo. Potete vederlo qua, scusate. Eccovelo qua, guardatevi che meraviglia, proprio anche messo così in questo metodo qui. Scusatemi se non è facile, ma mostrarlo tutto quanto. Guardate qui che meraviglia, proprio, è proprio come è fatto bene, proprio. Guardate qui proprio in generale, è proprio anche qua dietro è fatto molto bene, i piacimenti moltissimo. Sì, non è molto pesante, voglio dire, non è nemmeno troppo leggero, ha un giustissimo peso, voglio dire, che fosse magari anche così anche nel set normale della Lego. Sì, non so perché mi veniva a dire questa cosa qui della Lego, perché mi aspettavo fosse un pochino più pesante, visto che si trattava di un bootleg magari eccessivamente troppo leggero, eccessivamente troppo pesante. Invece no, sembra molto di avere un Lego normalissimo tra le mani. Questa è una cosa un po' strana. Comunque se guardate qui che proprio che meraviglia proprio, e su come è fatto veramente proprio molto bene, proprio bellissimo. Una cosa interessante che vi farvi vedere è che qui vedete questi simboli di Batman. Se vi avete visto l'unboxing oppure non l'avete notati, non sono adesivi, sono proprio parti già direttamente già messe, e questo già mi piace veramente moltissimo, perché già così va un po' di perdere un po' di meno tempo e finalmente puoi centrarlo proprio direttamente per bene. Infatti io vi dico certe volte con gli sticker che proprio della Lego quante volte mi incacchio nero, perché non riescono mai a stare al posto giusto che io vorrei tantissimo. Tutte queste parti qui sono messe proprio senza bisogno di sticker, questa qua dietro e anche questa parte qui, che è qui sul cockpit. Scusate, non è facilissimo, vedete, anche questa qui, e che sembra davvero incredibile, ma è fatto veramente molto bene, proprio così. I Batwing ha molte buone parti, sia moventi, e che devo dire sono anche veramente abbastanza tante. Per cominciare abbiamo già direttamente queste parti qua dietro, che non so bene a cosa serviranno. Comunque si muovono come parti normalissime della Lego. Vedete, si alzano fino in questo metodo qua, proprio incredibilmente ben fatte. Credo forse che servirebbe come dare una frenata in più al Batwing.
ma non lo so perché non sono un esperto proprio, quindi è una domanda che non potete farmi, cui non posso proprio rispondervi. Poi abbiamo queste alette, vedete, queste parti qui che si abbassano in questo metodo qua, ovviamente sono veramente molto ottime. Si alzerebbero fino a così e diciamo l'altezza in generale dovrebbe stare proprio così per quest'ete, ma a me principalmente non piace e mi fa forse tende a dare più che altro un bruttissimo effetto per il nostro batwing qui, che a me non so come non mi soddisfa. Va bene più che altro più così. Abbiamo poi queste parti qui sopra che verranno già qualcosina di interessante, ma ve lo rivelo dopo un po' forboni e nulla di più. Devo dire che è veramente gigantescamente lunghissimo questo batwing, veramente incredibilmente proprio una cosa che non aspettavo per nulla. E ho notato anche facendo anche le comparazioni, purtroppo non l'ho qui sotto mano perché c'ho un po' così nella mia stanza, la Batmobile da Lego Batman Movie neanche riesce a stargli proprio direttamente, proprio in generale. E adesso passiamo ad una cosa che sicuramente molti di voi stanno aspettando, meglio spero che aspettavate, lo stavate aspettando. Vabbè, risate da casino, a parte che mi piace cercare un po' di farlo qualche volta in questi pochi momenti, è il momento di mettere la minifigure direttamente su questo bellissimo Batwing. Quale minifigure metterò? Allora ragazzi, purtroppo c'è una cosa che non mi è piaciuta molto. Io vi avevo proposto un sondaggio durante il video dell'unboxing e nessuno di voi ha detto chi vorrebbe proprio vederlo, quindi purtroppo mi sono dovuto andare io a scelta mia, sebbene ve l'ho anche fatto anche nei commenti. Questo non si fa ragazzi, veramente proprio talmente dai, almeno cercate di essere un pochettino più attivi proprio nei commenti su queste cose qui, mi sembrerebbe almeno il minimo, voglio dire, per favore, se no è ovvio che il mio canale si ferma veramente a così poco ragazzi, perché è proprio quello che intendo dire, che a volte si dorme, ma vabbè, questo è un discorso che non voglio andare a fare. Comunque sia, quale minifigo, quale andrò a mettere? Allora, sicuramente non questa qui voglio dire. Forse metto solamente un secondino sopra a vedere proprio come ci sta temporaneamente. E quindi solamente un attimo, proprio. E poi c'è anche questa qui, voglio dire. Diciamo che qui serve due in competenza per andarci dentro. Ma secondo voi, quale potrebbe andarci per bene dentro? Signori e signori. Questa a qui proprio data da Lego Batman, perché ha tutto lo stile battoniano, veramente fatta veramente molto bene, sullo stile che a me piace veramente moltissimo, quindi sarà quella che metterò temporaneamente. Bene, ma adesso non perdiamo più ulteriormente tempo, andiamo subitissimo a mettere questa minifigure qui, è soltanto per 5 secondi tutto qui. Allora, per cominciare basta semplicemente alzarlo così, in questo metodo qui, tutto qui. Ah, tra l'altro una cosa che non vi ho detto anche più principalmente è che una cosa che un pochettino mi lascia un po' in tristezza, vabbè, si è staccata così malissimo, vedete? Qua non ci sono proprio nessun riquadro di comandi. E che peccato totalmente proprio per questo Batman qui, che ovviamente ci tenevo veramente un casino. Che peccato totalmente. Quindi, ovviamente ci è rimasto un po' maluccio proprio per questa cosetta qua. E chiaramente un pochettino mi aspettavo di trovarmi qua da comandi. Almeno casuale, ma più che altro così, vabbè, questo che il nostro Batman ha messo qua dentro, che peccato che non c'è il quadro comandi, vabbè, non si può pretendere tutto e tutto, e questo un pochino a me mi piange un pochino il cuore, ed eccolo qua, abbastanza buono, ma adesso mettiamo per davvero il vero potere antagonista, meglio, questo Batman qui che ci deve stare qui dentro. E stavolta eccovelo qua, come state, spero che state notando, il nostro Batman di Lego Movie messo chiaramente qui. Perché ho messo proprio lui, invece che lui? Perché semplicemente lui proprio c'è il più che ha dato, c'è anche il simbolo proprio di Batman del 89, oppure più collegabile alla serie animata, quindi che volete di più, voglio dire. E poi tra l'altro è forse il mio Batman perfetto proprio in generale per il momento, voglio dire, perché forse è il Batman che sto più seguendo anche, e vuol dire che è veramente fortissimo proprio. Non vi voglio dire nulla, magari se uscirò un giorno a fare la recensione sul film di Lego Batman e vi spiegherò poi bene il motivo. Vabbè, non perdiamo ulteriormente tempo, voglio mostrarvi adesso le armi che possiede questo grandissimo Batwing, che è veramente molto grande. Allora, l'arma che poi ho fatto più che altro prima intravedere e che più che altro avete immaginato sono nascoste qua, guardate qui questi mini missiletti qui nascosti che semplicemente si attivano tirando questa parte qui, vedete? Così in questo metodo qui, veramente fantastico, guardate qui, beh, tutti e due i missilotti che si possono andare a tirare così, e guardate qui che figata, proprio totalmente, proprio bellissimo, proprio veramente molto ben fatti. C'è una sola differenza che hanno, questo qui esce con un po' di fatica, questo qui esce subitissimo proprio, non capisco per bene, probabilmente sarebbe stato un mio errore di montaggio, non credo proprio che sia un errore, non era proprio legato alla plastica, però
Ma non importa, voglio dire, perché ci stanno ovviamente molto, ma dico molto bene, proprio una bella scelta. Rimanda veramente un casino di nome, come ho detto prima, al Batwinger, che si vede proprio nei film di Tim Burton, e che ovviamente è film di Tim Burton, di Batman, è forse il mio secondo film preferito. Lo è in passato, il mio primo però è stato soclassato da The Lego Movie. E poi infine c'è l'ultima arma, che ovviamente io purtroppo l'odio, e che purtroppo è fatto incavolare nerissimo. E qui non si parla di un eroe proprio fatto proprio dalla Decor, ma è proprio fatto un eroe dalla Lego in generale. O meglio, se solleviamo questa parte qui, vedete? Guardate cosa parte. Parte esattamente questo missilino qua, una specie di cosa stranissima. Perché succede questo problema qui che a me fa incavolare il nero? Perché semplicemente quando si va a sollevare qui, vedete, c'è questo sistema qui che vedete, che servono sul punto a molla e che purtroppo, se non riuscite a notare, pazienza. Comunque sia, c'è questo punto qui che va a sbattere contro un'altra particina qui, voglio dire, e che ti fa obbligatoriamente partire via il missile. Questo ovviamente non mi piace proprio, è una cosa veramente che a me non mi garba proprio questa cosa qui. Potevo accettare tutto quanto co su come è fatta. Ecco, adesso riuscite a vedere perché si smonta molto facilmente. Vedete questa parte qua, vedete, lo spara. E questo ovviamente non mi piace, voglio dire, ma perché la Lego l'ha costruito così male in generale? Che poi ne aveva anche va a ripetere anche il bootleg, voglio dire. E va bene che il bootleg lo ricopre soltanto, ma anche se un pochino potevano correggere questa parte qui. Cacchio, scusatemi proprio l'incacchiatura, ma queste cose qui, e mi sta attaccando tutto quanto, sono cose che veramente non le riesco proprio per bene a sopportare. Quando la Lego fa questi errori qui, e addirittura una marca cinese ci viene dietro e ripete lo stesso errore. Ma che cacchio avete anche voi cinesi? Ma prestate un pochettino di attenzione in queste cosette qui? No, eh? Accidentaccio, vedi? Ma vabbè, pazienza, pazienza più che altro. E queste qui sono le parti più principali, vedi? Adesso vi mostro anche una seconda parte che c'è compresa direttamente. Sì, e ho montato il cockpit di nuovo al contrario. Strada nazione. L'ultima cosa da cui ho accompagnato questo Batwing qui è sinceramente la cosa che trovo più inutile, questa qui, che sinceramente non mi è piaciuto per nulla. E vi chiedo anche nei commenti di sapermi sapere se voi sapete se c'è proprio l'inserto originale o se pure meno. Comunque sia, ve la mostro subitissimo. Eccola qui direttamente. È questa basetta qui, credo sia una basetta data da Batcaverna per far salire Batman a bordo del nostro Batwing qui. Sinceramente, a me questa parte qui non mi piace così tanto. Quindi, la ritengo un po' inutile, solamente una parte un po' forse per esporlo, ma sinceramente a me veramente non mi dice nulla, non mi piace proprio in generale. Mamma mia, perché si sono scoggiati questa parte qui? Potevano anche chiaramente evitarsela, voglio dire. Vedete, c'è questa parte qui che si stacca via facilmente. Non mi piace voglio dire, veramente questa parte qui. E dato poi con questa scaletta qui fatta un po' così malaccio, che serve più che altro farsi il nostro Batman qui sopra, ma sinceramente è una delle cose che non mi piace comunque. Comunque, siamo subitissimo già direttamente di farvi già vedere direttamente. Sì, scusate un attimino, ma è un po' un casino. Cercare di prendere per bene, di farvi vedere già direttamente il nostro Batwing qui, già parcheggiato così, così non me lo chiederete più. E sinceramente, è la cosa che voglio più che altro mostrarvi in generalissimo. Nulla, ecco, ve l'ho qui già montato. Adesso cerco di più che altro farvi vedere più che altro per bene un pochettino da lontano. Così, ok, ci può stare, ma sinceramente un po' a me non piace, perché poi in cammino nemmeno c'ho spazio per mettermi in questa posizione qui. Ovviamente non mi piace proprio, non so se è una parte che sono scoccettati loro o se è completamente originale. A me sinceramente non piace. E guarda, anche non riesco a farlo vedere nemmeno per intero totalmente. Vedete, devo andare totalmente così, proprio in questo metodo qua. È un casino proprio, ed è incredibile come sia uscito già alla prima, voglio dire, questa cosa qui. A me sinceramente non mi fa per nulla impazzire, voglio dire. Poi ci sono anche quelli che quello dove hanno, ma sinceramente a me non mi ha detto chiaramente proprio nulla proprio in generale. Bene, comunque sia, dopo questo punto qui in cui vi ho illustrato per bene quest'ultima parte, che è la più inutile, adesso lo smonto da questa basetta, possiamo dirlo proprio per esporlo, e vi parlo direttamente dei lati positivi e negativi, e vi faccio anche una comparazione con l'altro Batwing che possiedo direttamente da Batman v Superman. Non ve lo spongo vicino alla Batmobile da Lego Batman Movie, perché non mi pare il caso. Quindi sapete soltanto che la Batmobile non è nemmeno a aggiungere tutta la lunghezza che è proprio questo bellissimo Batwing. E dunque, ragazzi, ecco qua come ho messo prima il paragone direttamente col Batwing di Batman v Superman, il mio primo Batwing che ho avuto ufficialmente è mia
collezione, perché questo qui proprio, diciamo, è il mio secondo, voglio dire, diciamo, tutto qua, eccolo qua, questo qui, il Batwing, che chiaramente è messo in questo metodo qua, se lo state chiedendo, o meglio, dovete guardare l'accensione per capire, va bene, ma c'è un sistema specialissimo che consente di chiudere le ali, tutto qui, se vedete, proprio in generale, comunque sì, ve la faccio già vedere direttamente, già così aperto, già vi dico che è già un casino farvi già vedere tutte e due direttamente proprio così, e così proprio è il limite massimo. Forse mi sta ancora così su farveli vedere chiaramente, sì, meno male riesco a farveli proprio in questo metodo qua. E vediamo allora dal punto di vista della larghezza che hanno. Allora, questo Batwing qui di Batman v Superman lo riesce a battere, se riuscite a vedere, voglio dire, vedete, forse magari no, non riesco a vedere così in questo metodo qua, ma diciamo che proprio è leggermente più largo proprio in questo senso qua, voglio dire, lo batte totalmente. Però nei termini di lunghezza, ragazzi, purtroppo non c'è che dire, Batwing di Batman v Superman è inferiore, sembra proprio un giocattolino proprio in generale modo. Quelli un po' che si trovano più che altro nei supermercati, voglio dire, sapete, quelli da 30 euro, così, voglio dire, vedete, è proprio inferiorissimo, quindi è di differenza di, scusate se mi faccio fuori da un po' male, ma come ho già detto prima, c'è moltissimo da vedere in questa recensione qui, veramente, e purtroppo il tempo non basta, e purtroppo mi sa che sarà una recensione anche un po' lunghetta, anche superiore ai 30 minuti, ma non perché voglio chiacchierare io, ma proprio per tutte le cose che c'è da mostrarvi, proprio su fare una recensione ben accurata. A me un po' mi dispiace, perché io vorrei anche uscire più veloce di farne anche una da 20 minuti di recensione, devo anche 10, capito? Quindi non è così facilissimo, ma proprio per me in generale, comunque sia, mettendo qui i personaggi che vi ho fatto vedere più che altro qui tutti quanti, vabbè, questo qui è una gastata, diciamo, come lo chiaramente anche questo Batman qui tratto da Lego Batman Movie. Comunque sia, allora parliamo principalmente dei suoi lati positivi e negativi di questo Batwing qui. Allora, io questo set qui lo volevo da un casino di tempo, tantissimi anni chiaramente lo cercavo, soltanto che trovarlo in edizione Lego originale costava un casino, perché principalmente oltre a questo qui c'è anche l'elicottero del Joker incluso nel set, e veniva a costare una barca di soldi tipo anche 180 euro, ma anche quasi 200 euro e anche di più, vedi? Questo mi fa un prezzo assurdissimo, e so che purtroppo il mondo è pieno di questi ricchiacci che hanno la mania di mettere prezzi altissimi per qualunque cosa. Capisco che ci vogliono guadagnare di più, ma sinceramente si esagera, purtroppo, vabbè, come io vedo purtroppo su vari siti web come su eBay o su altri, purtroppo ci sono i prezzi troppo esagerati per queste cose qui. E per fortuna l'ho trovato questo qui in versione deco. Io inizialmente ero un po' scettico a prenderlo, perché non mi sapevo bene cosa aspettavo, se venivano male alcuni punti proprio di painting, se magari le minifigure non erano alla mia altezza, e questo qui un pochettino mi dava un po' problemi. Però una volta che l'ho ricevuto e l'ho aperto e montato, devo dire che questo Batwing qui è fatto veramente molto bene. Più che altro sembra proprio montare un vero e proprio Lego, non sembra proprio montare una cosa. Io mi aspettavo incastri pessimi, mi aspettavo di trovare parti mancanti o altre schifezze, invece no, cioè sono tutte le parti bastavano, non davano nessuna parte in avanzo. Questo mi va già anche abbastanza bene, perché nel set Lego, voglio dire, è una cosa che non mi piace troppo trovarmi due parti d'avanzo, voglio dire. Quindi sono veramente molto contento, e che veramente hanno fatto anche un ottimo lavoro anche proprio questi punti qui, che dovrebbero essere degli adesivi di solito. Qui stavolta non sono adesivi, e questo lo apprezzo totalmente. Tutto qui, veramente fatto molto, mi dico, molto bene. Forse gli unici punti che si sente che è un pochettino un bootleg è magari qui, magari proprio per l'uscita di questi missili qui che escono con troppa facilità, mentre invece gli altri escono ancora un pochettino, un po' più di forza, mozzatura, voglio dire. Quindi diciamo che è un punto più che altro proprio che sia del bootleg. Ma tra l'altro questi punti qui sono anche facilmente riparabili se avete anche tantissimi pezzi Lego originali voi con voi. Io sinceramente ce n'ho qualcuno, ma non ce l'avevo i giusti, quindi non ho preferito fare per nulla i cambi. E come Batwing in sé ci sta veramente proprio benissimo, mentre uno dei Batwing più belli che ho della mia collection, ovviamente sono tantissimi. Tra l'altro poi ne vedo anche di avere anche quello tratto da Lego Batman Movie, quindi
capite che c'è veramente tantissima, ma dico tantissima roba. Se vuoi parlarne ancora per molto tempo e vuoi anche dirvi anche ancora, farmi un discorsetto sull'odio di quanto di quel Batwing lì anche di Snyder, ma sinceramente, se no perdere troppo, ma dico troppo tempo. Però sono contentissimo che la mia collezione sta già prendendo leggermente forma. Già c'è anche un buonissimo bat segnale, voglio dire, che più che altro, beh, tanto da Lego Batman Movie, ma però io considero più che altro un bat segnale di stile batoniano. Perché voglio dire, ne usciamo un secondo, voglio dire, e stavolta fatto ancora più bene come Dio comanda, quindi veramente non vedo l'ora più che altro che quello lì, che forse quello il vero segnale veramente fighissimo proprio. Sì, ragazzi, quindi questo qui, capite, è il mio parere che volevo dirvi. E adesso arriviamo direttamente al voto. L'unica cosa che comunque se non ho detto che non mi piace è la qualità leggermente del minifigo del Joker. Il resto è tutto accettabilissimo. A parte, vabbè, questa parte qui del mister, che purtroppo, tra l'altro mi ha anche volato via, mentre stavo mettendo a posto e devo anche cercarlo, quindi non vi dico che casino, veramente mi fa incazzare, mi fa incavolare questa parte qui. Proprio ennesimo. Quindi, ragazzi, senza perdere ulteriormente il tempo, che chiaramente ne sto andando a far perdere un pochino io troppo, il voto che mi dà questo qui è quello di un 8.8. Sì, non gli do quasi il 9, perché anche se è quasi sulla strada giusta per meritarselo, voglio dire, non, mi è soddisfatto anche abbastanza bene. Ma dai, il 9 mi sembrava un pochino troppo esagerato. Volevo anche essere un po' più cattivo riguardo a parte del missile, però non ho voluto essere proprio in questo metodo qua, veramente. Comunque si è veramente molto bello lo stile batoniano, questo Batwing qui, che mi piace un casino e che ve lo consiglio a tutti quanti voi da montare, così può trovare facilmente su AliExpress sui 30 euro. La spedizione è gratuita, quindi vi consiglio veramente di andarvelo a prendere. Aspettate un mesetto, ma ne vale proprio la pena per avere questo bellissimo ammasso di plastica, veramente molto ben fatto, io dire. Si vede che è un ammasso di plastica, ma veramente molto, ma dico molto buono, che a me personalmente ha soddisfatto ed è totalmente qui ed è proprio quello che volevo avere, quindi sono veramente molto contento. Poi il minifigo del Joker un pochettino mi è dispiaciuto, ma non ce ne è rimasto fin troppo così male, perché diciamo che non era il mio minifigo su cui puntavo più che altro, più di tutto. Bene, tutto qua, ragazzi. Bene, ragazzi, questo mi pare che volevo dirvi proprio su questo Batwing qui. Spero che vi sia piaciuta questa review qui, e spero che mi perdonate anche, ma ci sono tantissime troppe cose da dire, e sinceramente io voglio essere più rapido, voglio essere più rapido, poi neanche a spiegarvi anche più i vari dettagli, ma sinceramente purtroppo non ce l'ho queste competenze. E vi ricordo, ragazzi, che se vi è piaciuto ricordo lasciare un bel mi piace, se non vi è piaciuto ricordo lasciare un bel mi piace lo stesso. Mi ricordo anche lasciare un bel commento, fammi sapere la vostra, e se vi siete d'accordo con me, se siete d'accordo con me, mi raccomando anche un po' visitate la mia pagina Facebook, dove trovate il link in descrizione, e date un'occhiatina dove trovate tante foto di tutti i miei modelli. E vi ricordo anche di fare un saltino anche sul mio gruppo Lego Fans Ita, che è un gruppo completamente dedicato ai fan per i Lego o l'Epin o chi ne ha più ne metta. Quindi vi consiglio chiaramente di andare a fare semplicemente un gruppo per fan dei blocchi d'incastro come me, che io in questo periodo qui poi li sto anche proprio riscoprendo, quindi mi è sembrato un po' d'obbligo. È un gruppo un po' piccolino, ma se ci veste in tanti proprio e facciamo entrare la pagina un gruppo un po' attivo, ve ne sarei davvero molto grato. Poi se volete anche aiutarmi e far conoscere più che altro questo bellissimo Batwing qui, condividetelo al video in modo da poter aiutarmi a visitare il mio canale, e se non siete ancora iscritti è un buon momento per farlo, e attivate anche la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video e cose future che andrò a farmi sul canale. Bene, ragazzi, in questo è proprio tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video, vi lascio con qualche scatto figo, noi ci vediamo al prossimo video e un ciao a vostro The Ranger.